Gestire il proprio archivio fotografico in maniera ordinata è molto importante ed è una delle cose che ogni fotografo in un modo o nell'altro fa, o meglio che deve imparare a fare, in maniera differente e a modo suo. Ciò che io consiglio sempre ad amici e colleghi quando mi chiedono come gestisco l'archiviazione dei miei scatti è di crearsi una sorta di processo mentale che tramite l'ausilio di titoli, forme e colori possa aiutarci a tenere il nostro archivio ben ordinato. Magari in futuro vi mostrerò ancora meglio nel dettaglio come gestisco archiviazione, ordine e soprattutto copia di backup di ogni mio file, anche perché credo veramente che sia un qualcosa di estremamente importante e necessario, ma per oggi concentriamoci su quale software utilizzo per aiutarmi in questa impresa. Perché sì, ovviamente la mente e la memoria da sole non bastano, ed è qui che entra in gioco Adobe Bridge, il software che la maggior parte dei content creator si filano di meno dell'intera suite Adobe, ma al contempo anche uno dei più utili. Adobe Bridge ha al suo interno diverse funzionalità che possono aiutarci con il nostro catalogo. Andiamo a vedere le più interessanti. Innanzitutto, si possono vedere i propri scatti prima di importarli in Lightroom o Camera Raw, evitandoci quindi l'enorme perdita di tempo del dover importare tutte le fotografie per poi scegliere quali editare direttamente da uno di quei due software. Questo perché Adobe Bridge ci permette di aprire direttamente delle cartelle che contengono i RAW dei nostri scatti, senza dover per forza importarli prima al suo interno. Questa è una funzione in realtà molto basilare, ma che già rende Bridge sicuramente sotto alcuni punti di vista più comodo sia di Lightroom che di Camera Raw per selezionare gli scatti che in seguito dovremo editare. Selezionare i file da tenere e quindi da editare su Adobe Bridge è veramente semplicissimo, grazie al suo sistema di valutazione con le stelline, alle etichette e, soprattutto, alla visualizzazione filtrata di queste, potremo infatti facilmente creare il nostro insieme di scatti da tenere e quindi da editare prima di importarli nel nostro software preferito. Per dare una valutazione in stelle o etichettare i nostri scatti ci basterà premere sulla tastiera i numeri da 1 a 0, dove quelli tra 1 e 5 indicano le stelline e tutti gli altri le etichette colorate. Ovviamente sarà per la maggiore un lavoro mentale, in quanto saremo noi a dover dire a noi stessi cosa significano le stelline e cosa significano le etichette. Se volete farla semplice però, fate come me e come molti altri fotografi. Una stellina per i RAW da archiviare e 5 stelline per i RAW da editare, usando magari i colori delle etichette, nel mio caso useremo il giallo, per segnarsi, qualora sia possibile, eventuali scatti da rifare magari con una composizione o una luce differente. Grazie poi alla possibilità che ci dà Bridge di filtrare per valutazioni in stelle o etichette, trovare i file utili al nostro scopo sarà veramente semplice. Una volta selezionati gli scatti che andremo ad editare, arriviamo a una delle funzionalità più utili in assoluto di Adobe Bridge, la possibilità di rinominare i file in batch. Questa è sicuramente una delle funzionalità migliori del software, ci permette, dandoci tra l'altro una vasta gamma di scelte, di rinominare seguendo delle caratteristiche legate ai metadati dei nostri scatti ben definite, tutti i file RAW all'interno della nostra cartella contemporaneamente. Il sistema di titoli che uso io è un sistema che vede in questo preciso ordine nel titolo di ogni file l'anno, il mese ed il giorno, seguiti infine dall'ora. Questo perché trovo che per me, in questo modo, trovare i vari file ordinandoli per nome all'interno della loro cartella sia veramente molto semplice, ma ovviamente ognuno di noi poi ragionerà anche in questo caso in maniera molto diversa, quindi voi sentitevi liberi eventualmente di scegliere il vostro sistema di titoli, consci del fatto che con Adobe Bridge potrete rinominare tutti i file contemporaneamente con una precisione inaudita. E invece, a proposito di Lightroom e Camera Raw, un'altra funzionalità da tenere in considerazione di Adobe Bridge che trovo veramente comoda è la possibilità di lanciare questi due software direttamente da Bridge, senza passare dal via. Basterà infatti cliccare sul RAW che vogliamo editare con il tasto destro e scegliere Apri con, dopodiché selezionare Adobe Photoshop o, se l'avete installato, Adobe Lightroom. Questa è un'ennesima funzionalità mega comoda di Bridge che ci permette di risparmiare veramente un sacco di tempo. E come al solito, ogni secondo, ogni minuto risparmiato in fase di editing è sempre, in qualche modo,
oro puro. E tutto ciò, ragazzi, siamo riusciti a farlo semplicemente sfruttando il pannello principale di Adobe Bridge, il pannello Nozioni di base. Ci sono ovviamente moltissime altre funzioni che potrete esplorare, imparare ed utilizzare, come ad esempio i sistemi di metadati e tags che vi permettono di ordinare ancora di più il vostro archivio, modificando alcuni metadati o aggiungendo addirittura dei tags completamente personalizzati e personali che saranno anche ricercabili dal software stesso per filtrare ancora di più i vostri RAW. Insomma, Adobe Bridge è un software veramente molto vasto, oltre che molto sottovalutato. Ed io, per questo motivo, non posso fare altro che consigliarvi di esplorarlo un po' e di imparare ad utilizzarlo. Questo perché, sì, è uno di quei software che una volta masterati vi faranno guadagnare un sacco di tempo. Detto ciò, il video di oggi può concludersi qui. Io vi invito a scrivermi qui sotto con un commentino se conoscevate o utilizzavate già Adobe Bridge o se vi ha fatto venire la voglia di iniziare a usarlo per bene e seriamente. Qualora invece volete seguirmi sugli altri miei social, in questo momento sono appena comparsi a schermo i miei profili Instagram e Facebook. Inoltre, in descrizione trovate tutti i metodi di contatto che potrebbero servirvi, grazie a Contact in Bio. Io vi ringrazio quindi per avermi seguito fino a questo momento e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre di martedì e venerdì. Alla prossima, gente. Bye bye.